realtà ci sono dei principi molto semplici. I ricavi devono essere maggiori dei costi, alla fine. Cioè, e questo principio deve essere fatto in maniera che tutto ciò sia sostenibile. Cioè, alla radice di tutto ciò è che tu devi capire che cosa rende un'azienda sostenibile. Nel mio personalissimo parere, il primo punto è circondarsi di persone che siano meglio di te in quello che fanno. Io, come Chief Operating Officer, non avevo bisogno di sapere più marketing del mio Chief Marketing Officer, più finanza del mio Chief Financial Officer. Cioè, questa, se sei più intelligente nella stanza, te l'ha detto qualcuno, sei nella stanza sbagliata. Ecco, questo veramente è una cosa fondamentale. La seconda cosa è che quello che tu fai deve darti un vantaggio competitivo rispetto ai tuoi, alle altre aziende. Quindi il tipo di relazione, nel caso del consumer good, che tu hai con i tuoi clienti è fondamentale, e non è solo il prezzo. Cioè, adesso siamo in un mondo in cui, per esempio, la sostenibilità, la tracciabilità, l'indicare quello che tu mangi, che c'è dentro al prodotto, sono cose fondamentali perché sviluppano questo senso di trust, di fiducia, che è un vantaggio competitivo enorme. Quindi queste cose sono quelle che secondo me permettono di gestire un'azienda da 10 milioni o da 10 miliardi. E poi dopo la complessità c'è, però ti circondi di gente in gamba e risolvi il problema. Super.